damn phones. Babylon's can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should stick to drogue. Backwoods overload, don't like to smoke them. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui nella mia cucina e vi voglio portare una ricetta molto semplice, veloce e facile da realizzare, proprio pronti via. E la ricetta che vi voglio proporre oggi è un budino proteico, molto semplice, costituito da pochissimi ingredienti. La base principale è l'albume, come potete vedere. Poi abbiamo dell'acqua, abbiamo del dolcificante, della fecola di patate per addensare e delle fialette alla vaniglia per aromatizzare il tutto. Allora, di cosa abbiamo bisogno inoltre? Abbiamo bisogno ovviamente di una bilancia per pesare, di una frusta per mescolare, un pentolino e un banalissimo cucchiaino per dosare appunto la fecola di patate. Niente, allora, procediamo subito con la realizzazione del dolce. Allora, innanzitutto prendiamo il nostro bellissimo pentolino, guardate che meraviglia, accendiamo la bilancia e prendiamo 100 g di albume e lo versiamo al suo interno. Poi prendiamo, ovviamente io ho la memoria di un criceto per l'Alzheimer, mi sono fatto il pizzino con i passaggi da seguire. Allora, 100 g di albume abbiamo detto, poi abbiamo detto versiamo 80 g di acqua, 80 g di acqua. Vado piano perché non voglio sbagliare le dosi, è un esperimento, è la prima volta che lo faccio e non voglio sbagliare. Poi aggiungiamo del dolcificante, questo ne potete mettere a vostro gusto, se lo volete più o meno dolce decidete voi quanto. Io è la prima volta che uso questo, tutti ne parlano bene, vediamo com'è. Ne metterò 5-6 gocce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, non lo so, saranno tipo 80.000 gocce, ma va bene così. Fatto questo, aggiungiamo l'aromatizzante, gusto vaniglia. Io adoro la vaniglia. Ha un odore meraviglioso, via tutta la fialetta dentro. Io poi ovviamente mi invento le dosi. Perfetto, una fialetta andata. Buttiamoci dentro anche la seconda, non si sa mai. Via. Tac. Via anche la seconda fialetta. Poi, cosa dobbiamo fare? Ok, dobbiamo iniziare a mescolare un po' il tutto in maniera molto sommaria, così giusto per dargli una prima mescolata veloce veloce. Poi una volta che l'abbiamo mescolato un pochetto, vedete molto, ancora molto liquido, ci dirigiamo verso i fuochi. Ok, eccoci ai fuochi col nostro meraviglioso pizzino, perché io, come vi dicevo prima, ho la memoria di un criceto con l'Alzheimer. Accendiamo il nostro fuoco a fiamma bassa e iniziamo a mescolare. Dobbiamo mescolare per un po', facciamo un paio di minuti circa, finché non si scalda praticamente un pochino il composto. Lavoriamo sempre a fiamma bassa. Questo pentolino non è neanche in piano e fa un macello della Madonna. Adesso prendiamo la nostra fecola di patate, meravigliosa fecola di patate, e ci buttiamo dentro un bel cucchiaiozzo di fecola di patate, sperando che si addensi. E continuiamo a mescolare, mescoliamo in maniera molto veloce. Ovviamente pentolino un pochino con dei bordi alti, perché poi sicuramente prenderà volume. C'è un aroma di vaniglia che è fantastico, è meraviglioso. Allora, dobbiamo solo pazientare e aspettare che si addensi. Mischiamo, ok, si sta addensando, perfetto. Continuiamo a mischiare, leviamolo dalla fiamma e continuiamo a mischiare. A questo punto, se non ci sono grumi, spegniamo il fuoco, prendiamo una ciotola. Ovviamente io sono povero e quindi utilizzerò una ciotola del latte. Adesso versiamo, con l'aiuto di un cucchiaio,
il nostro meraviglioso composto che ha, come potete vedere, questa consistenza dentro al pentolino. Scusate, dentro la ciotola. Ovviamente la ciotola è gigantesca per la dose che vi ho proposto. Ok, dovremmo esserci. Magari lo muoviamo un attimino giusto per dargli una forma per appiattirlo un attimo. Adesso l'abbiamo versato nella nostra ciotola il nostro meraviglioso budino. Adesso ha questa consistenza, vedete, già bello gelatinoso. Adesso dobbiamo solo aspettare che si raffreddi, poi lo mettiamo in frigo. Appena si intiepidisce un attimo, lo mettiamo in frigo per una mezz'oretta circa. Poi gli mettiamo sopra un topping ed è pronto da gustare. Moments later. Eccoci ragazzi, i 30 minuti sono passati, adesso andiamo a vedere in che condizioni è il nostro budino, vediamo se si è raffreddato, se è diventato di una consistenza simile a un budino, diciamo, originale e niente, andiamo subito a vedere com'è. Freddo è freddo. Freddo è freddo, già è qualcosa. La consistenza è perfetta, cioè guarda, è meraviglioso, guardate. Adesso io procederei ad assaggiarlo, però prima di assaggiarlo ci voglio mettere sopra della cannella per fare una specie di topping, così, giusto per dargli anche un sapore in più. Ovvio, non sbagliamo, non voglio sbagliare perché qua sono mille cose prima che ci metto l'aglio, queste cose qua. Comunque, cannella. Una bella spolverata di cannella. E vediamo se è buono o no questo benedetto budino. Ok, è andata nel naso, vabbè, ho sniffato un po' di cannella. Niente ragazzi, assaggiamo, taste test in diretta. Allora, la consistenza c'è tutta, perché guardate, è gelatinosissimo. Assaggiamo e vediamo se è buono. Buono, mi piace, perché c'è il dolce della vaniglia, poi si sente questo contrasto con la cannella. Mi piace, mi garba. Facciamo un altro assaggino, giusto per vedere, di confermare il parere. Buono, 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 ragazzi. Io cosa vi posso dire? Per essere un esperimento, perché è la prima volta che lo faccio, è approvatissimo. Niente, cosa posso dirvi ragazzi? Se siete arrivati fino a qui a vedere il mio video, vi ringrazio. Lasciate like, commenti, dislike, insultatemi, fate quello che volete, basta che interagiamo, a me va benissimo. Fatemi sapere se avete provato questa ricetta a casa, se vi è piaciuta, se volete altri video di questo tipo. Ovviamente iscrivetevi al canale. Attivate la campanella in modo tale da rimanere sempre aggiornati sulle novità del mio canale e non dimenticatevi di seguirmi sui miei social che vi lascio qui sotto in descrizione, Facebook, Instagram, Twitter. Sono sempre attivissimo, soprattutto su Instagram. Ormai sono diventato un super social, cioè qui ho mille cose veramente. Seguitemi. Ovviamente vi ricordo come sempre la mia collaborazione con Atomic Sportswear. Sono ufficialmente diventato un loro ambassador, quindi se volete acquistare i loro prodotti di abbigliamento uomo o donna, ovviamente per la palestra, potete utilizzare il mio codice sconto che trovate sempre qui sotto in descrizione, AndreaC10. E niente, cos'altro dirvi ragazzi? Io vi ringrazio nuovamente e ci vediamo di sicuro in un prossimo video. Ciao a tutti! In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?